Per la lezione di oggi non vorrei fare una tradizionale lezione, vorrei trattare però un argomento che mi sta molto a cuore ed è la gestione della frustrazione quando si studia l'italiano. È capitato a tutti voi sicuramente di sentirvi frustrati o stanchi o di sentire come un blocco, come se il vostro italiano fosse arrivato a un punto morto. Questa è una situazione normale, succede a tutti gli studenti ed esiste un modo per superare questa sorta di blocco ed è affidarsi ai propri interessi. Quindi, accanto allo studio della grammatica, accanto allo studio, per esempio, di un manuale tradizionale, ti consiglio tanto di utilizzare strumenti non convenzionali per favorire il superamento di questo blocco, io ti consiglio oggi tre libri che puoi utilizzare nel tuo studio e che io ho testato con i miei studenti nell'arco di molti anni. Per esempio, se la tua passione è la musica, esiste un validissimo manuale che puoi utilizzare. Ovviamente esistono manuali diversi anche per la musica, diciamo per l'opera oppure anche per la musica pop. Io ti voglio fare vedere proprio questo, un manuale che si chiama Canta che ti passa, delle edizioni Alma. E questo manuale all'interno raccoglie tutta una serie di canzoni molto famose della musica italiana, quindi canzoni di Claudio Baglioni, di Luca Carboni, di Lucio Battisti, anche di Jovanotti, e ogni ascolto, perché questo libro ha anche un CD audio, ogni ascolto è accompagnato da vari tipi di esercizi, che possono essere esercizi di completamento, esercizi di vocabolario, di abbinamento, di conversazione. Utilizzare questo libro è molto molto divertente, gradevole, piacevole. Quasi quasi sembra di non studiare, perché tutto è affidato al piacere. E se studi da solo, puoi andare alla fine del libro e trovare tutte le soluzioni degli esercizi proposti all'interno del testo. La tua passione non è la musica, quindi non è il modo per superare la tua frustrazione e il tuo blocco? Potrebbe essere, per esempio, la letteratura. E a questo punto c'è un altro libro, anche questo super consigliato, molto utilizzato, e si chiama Incontri della Guerra Edizioni. All'interno sono presenti alcuni racconti, alcuni estratti di lunghi romanzi, quindi se non hai la pazienza o la voglia di leggere tutto il romanzo, puoi avere un assaggio del romanzo. E gli autori sono autori molto, molto famosi della letteratura italiana, quindi Umberto Eco, Dacia Maraini, Alessandro Baricco e tanti altri. Ogni lettura è accompagnata da esercizi di vocabolario, sui esercizi sui verbi, anche esercizi di conversazione e scrittura alla fine. È possibile verificare il risultato dei tuoi esercizi, quindi nello studio autonomo, nello studio da solo, andando alla fine del libro, dove troverai tutte le soluzioni. Anche questo libro è testatissimo, validissimo, l'ho usato tanto con i miei studenti. E se la passione non è la tua, e se la tua passione non è la letteratura, puoi utilizzare per esempio l'arte. E anche in questo caso un altro libro si chiama Italiano attraverso la storia dell'arte di Guerra Edizioni. Anche questo testatissimo, validissimo. Il livello è intorno a un intermedio avanzato. All'interno quindi ci sono delle schede con diversi periodi storici, qui vedete il Colosseo, oppure la Torre di Pisa, e tanto Giotto e tanto tanto altro. E gli esercizi sono di osservazione, ovviamente lettura, e poi esercizi di vocabolario, grammatica alla fine.
Questo libro però non ha non ha le chiavi, quindi non ha le soluzioni alla fine. Quindi andrebbe utilizzato con un insegnante o all'interno magari di un gruppo di conversazione. Vi assicuro che alternare uno studio tradizionale, quindi classico, grammatica o anche ascolto, con anche solo una di queste schede, ti aiuterà a cambiare proprio di direzione di pensiero e a sentirti molto meno frustrato e anzi più interessato a quello che stai facendo. Niente più vicoli ciechi, soltanto il piacere della lingua italiana. Bene, io anche per oggi ho terminato e ricordati di condividere questo video con tutti i tuoi amici che studiano la lingua italiana e di andare a scaricare il podcast sul mio sito web, che conosci già bene. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao ciao!